Non è semplice, eh? Registrare questo video non è semplice, è difficilissimo, anzi, difficilissimo. Ho detto dentro di me non lo voglio registrare, lo faccio domani, ma no, no, è giusto che esca subito per chi mi ha seguito per tutta la stagione, per chi magari anche si aspetta il mio video. Ed è giusto così, è bello vedere anche la reazione a caldo, è giusto così. L'Inter perde la finale di Champions League. A testa altissima però, assolutamente a testa altissima. Usciamo, cioè perdere così fa male, ragazzi, vi giuro che fa malissimo, perché per fare un esempio, ok, ci saranno tanti sfottò ed è giusto così, io sarei il primo a farli, assolutamente. Per farvi però un esempio delle finali, la Juventus perse, mi sembra 4-1, 3-1, non mi ricordo, in finale col Real Madrid, perse 3-1 in finale col Barcellona. C'era stato quasi un dominio della squadra avversaria. Invece oggi perdere la finale così, ok, l'ha vinta la squadra più forte, assolutamente, la squadra che spende di più. Il calcio schifoso, non il calcio dei romantici, quelle cifre orribili. Noi non possiamo neanche, noi non possiamo permetterci nessuno, ci compriamo i giocatori a zero, abbiamo preso Mkhitaryan a zero, Dzeko 1 milione, Acerbi a zero, anzi bisogna ancora pagarlo, un prestito, se non siamo riusciti a comprare Acerbi 4 milioni abbiamo dovuto prenderlo in prestito. Bellanova ha retrocesso con il Cagliari, non vado neanche avanti, cioè potrei andare avanti, abbiamo Gagliardini, cioè loro esce De Bruyne e entra Foden, cioè esce un giocatore che vale 200 milioni e entra un altro che ne vale 150, cioè Foden fa la panchina, quando all'Inter sarebbe titolare inamovibile, all'Inter, a chiunque squadra del mondo sarebbe titolare inamovibile, con questi fa la panchina. Per farvi capire un attimo la differenza che non si è vista, appunto, vi stavo dicendo che oggi fa male perdere, perché mentre le altre partite della Juventus, comunque, per farvi esempio della Juventus, che è l'ultima italiana che ha fatto le finali di Champions, c'era stato quasi un dominio della squadra avversaria. Oggi non c'è stato. E perdere così fa male. Altro che i Malox oggi non bastano. Perché vedere Lautaro che non la passa a un Lukaku solo, perché non l'hai passata Lautaro? Perché non l'hai? Cioè io questo vado in bestia. Perché non l'hai passata? Perché pensi al tuo ego personale, non pensi all'Inter? Perché pensi, oh mio Dio, sono in finale di Champions, posso fare il gol della finale, ma non pensi all'Inter? Lukaku solo, magari Lukaku sbaglia, assolutamente, ma passagliela. E poi Lukaku. Ederson ha fatto una gran parata di culo, quello che vuoi, sì, ma avevi mezza porta libera, li devi segnare, li devi fare gol, li devi fare gol. Poi Di Marco aveva preso traversa, poi sulla ribattuta lì non può niente Lukaku perché si è trovato lì. Purtroppo è sfortunato, ogni volta si trova lì quando non ci deve essere, si trova lì. Ma non c'è da dire niente a Lukaku. Cioè Lukaku è entrato e ha cambiato la nostra partita in meglio. Perché Dzeko, tutto il rispetto, io oggi guardate, io Inzaghi l'ho criticato tanto e penso, no, essere uno dei più grossi critici no, perché c'è chi l'ha criticato più di me. Ma io l'ho criticato tanto. Stasera non gli posso dire niente. L'unico appunto che gli posso fare però è perché hai fatto giocare Dzeko. Io veramente, perché l'hai fatto giocare? Lukaku era un giocatore troppo in forma, doveva giocare dal primo minuto, chissà come sarebbe andata se l'avessimo avuto dal primo minuto. Ma vabbè, adesso così e con i mano non si va da nessuna parte, il City vince giustamente la Coppa, ha vinto la squadra più forte, la squadra che non ha mai perso quest'anno. Credo che non abbia mai perso in Champions, non ha mai perso. È giusto così. È ingiusto per come state le occasioni, ma bisogna accettare il risultato, tanto che bisogna fare. Accettare il risultato, l'amarezza ragazzi è tantissima, vi giuro. Guardate, per una parte avrei preferito perdere 3-4-0, alla fine sti cavoli. Hai perso, hanno dominato, fine. Però allo stesso tempo dici no, ma cavolo, è bello che ti giochi la finale, che te la lotti, no? Però ti fa rosicare così, cioè vedere quel, non mi fate dire parolacce, fa il suo mestiere, di Ederson, che fa quei miracoli, mi fa imbestialire, mi fa imbestialire, non. Cioè, perlomeno poterla pareggiare, andare ai rigori e poi uscire sti gran cazzi. Ma perlomeno pareggiarla perché ce lo meritavamo quel pareggio, ce lo meritavamo, ce lo meritavamo. Però ripeto, esce De Bruyne, entra Foden. Noi esce Dumfries, entra Bellanova, retrocesso con il Cagliari. Retrocesso con il Cagliari. Esce Di Marco, entra Gosens. Gosens. Cioè Gosens che ha fatto 2 stagioni buone, una. Dai, questi esce quello, entra Walker. Walker. Quanto vale? 70-80 milioni. Di che stiamo parlando?
Hanno contenuto benissimo Haaland, che non ha fatto niente, zero. Forse ha fatto un tiro nel primo tempo e basta. Per il resto, ragazzi, per noi era un sogno, lo sappiamo benissimo. Infatti io non sono arrabbiato. Io sono solamente incazzato, ma non con i ragazzi, non con l'Inter. Sono più che altro rosico, diciamo così, rosico, per come è andata la partita. Perché giocavamo contro un'armata che vale 1 miliardo. Noi eravamo lì per sognare e vedere che, che hai quasi giocato, se non, hai giocato non meglio, perché dopo loro con quel tiki-taka lì c'avevano sempre il pallone loro, vabbè il gioco loro, ma a livello di occasioni hai avuto più occasioni tu, clamorose, e perdere così ti fa rosicare tantissimo, tantissimo. Adesso sarà difficilissimo aprire tutti i social, purtroppo mi dovrò subire, come giusto che sia, le critiche, mi dovrò subire i sfottò, mi dovrò subire gli insulti, perché è giusto così. È giusto, finché non si offende gravemente, ma devi fare uno sfottò, è giusto. È giusto perché il video più visto del mio canale è la live reaction di Juventus-Real Madrid, della finale persa, il video più visto del mio canale, quindi ci sta. Noi di lì esultavamo per la sconfitta della Juventus, loro oggi esultano per la nostra sconfitta, e ci sta tutta. Infatti non aprirò, non vedrò nessun video, guarderò il mio e forse qualcun altro. Giusto così. Vorrei continuare a parlare all'infinito per stare qui e sfogarmi, ma guardate, bisogna andare ad analizzare la partita? No, non c'è da analizzare nessuna partita, non c'è da analizzare niente, c'è da fare i complimenti a questi ragazzi che hanno fatto un percorso incredibile, ci siamo ampiamente meritati di giocare questa finale e l'abbiamo dimostrato. Perché mentre il City prendeva schiaffi il Real Madrid, a noi non ci hanno preso a schiaffi. Ma manco per niente. Ma neanche per un secondo ci hanno preso a schiaffi. Mai. E usciamo a testa alta, altissima, altissima. Questi colori oggi, che oggi non metto nell'azzurro, ho voluto mettere questa. Questi colori, che oggi non sono nerazzurri, ma questo stemma, l'hanno giocato con il sudore. Se la sono giocata fino all'ultimo questi ragazzi, non gli si può dire niente. Niente. Poi, a livello di tifoso, se bisogna andare a guardare a livello puramente tecnico, io vi dico la mia. A me oggi chi non mi è piaciuto è stato Lautaro e Çalhanoğlu. I giocatori, io non neanche vi elenco i Dumfries con la gente perché non mi sono mai piaciuti, ma i giocatori che mi sono più piaciuti in questa stagione, che secondo me hanno fatto meglio, Lautaro e Çalhanoğlu, oggi sono stati i peggiori. I peggiori. Soprattutto Çalhanoğlu, più di Lautaro. Çalhanoğlu proprio non ha azzeccato una palla, niente. Ma non mi sento di criticare nessuno, mi sento solamente di ringraziare questi ragazzi che hanno fatto un percorso incredibile. Era un sogno. Avevamo 3 italiani in tutte e 3 le competizioni, tutte e 3 hanno perso. E le ultime speranze erano solo su di noi e sono andate a farsi fottere anche le speranze su di noi. La nostra stagione comunque non viene macchiata, perché una Coppa Italia l'abbiamo portata a casa, una Supercoppa l'abbiamo portata a casa, quindi i milanisti possono anche sfottere, ma manco più di tanto, perché avete preso 3 pere in finale di Supercoppa e vi abbiamo spedito a casa, in semifinale andata e ritorno vi abbiamo spedito a casa senza neanche impegnarci, quindi alla fine proprio loro devono stare zitti, i juventini fanno la Conference League, devono stare ancora più zitti. Quindi per carità, ok, benissimo, gli sfottò ci stanno, li accetto, ma si devono guardare un pochino anche in casa loro, visto che fanno campionati mediocri, mediocri. Noi perlomeno in campionato non abbiamo fatto bene, ma 2 trofei a casa li abbiamo portati, loro 0. Portiamo a casa questa Coppa Italia, portiamo a casa la Supercoppa e il prossimo anno rigiocheremo la UEFA Champions League. È vero che la finale, se vi ricordate la frase famosa di Marianella, sono 45 anni che l'Inter sta aspettando questo momento, quando l'abbiamo alzata nel 2010. 45 anni. Cioè, adesso sono passati 13 anni da quella frase. Magari il prossimo anno puoi giocare una finale. Chi lo sa? Ovviamente è quasi impossibile. Però. Ora non mi sento di analizzare niente, non mi sento di dire ma questo secondo me dovrebbe andare via, bisogna riconfermare quello, bisogna riconfermare quell'altro. Non mi sento di dire niente. Solamente un grazie per questa fantastica Champions League che abbiamo giocato. È andata male, purtroppo la finale, ma le finali le perde e le vince chi le gioca. Chi non le gioca sta sul divano, come facevamo noi anni fa, adesso lo fanno gli altri. Quindi va bene così. Dobbiamo ripartire.
massima serenità. Per noi era inaspettatissima questa finale, pensavamo di uscire ai gironi, siamo arrivati in finale di Champions, era inaspettatissima. Quindi va bene lo stesso, accettiamo il risultato e guardiamo avanti. Ora ci sono le vacanze, fate le teste, vacanze, mamma mia, vabbè. E niente, io vi saluto, sempre Forza Inter, sempre e solo Forza Inter, soprattutto in questi momenti, sempre solo Forza Inter, e bisogna stare vicino a questi ragazzi che hanno fatto una competizione clamorosa. E niente, ci vediamo al prossimo video, vediamo quando sarà, se ci sarà un grande colpo di mercato farò un video, se ci sarà una riconferma magari anche di un Lukaku farò un video, altrimenti se non ci sarà niente ragazzi ci vediamo veramente con la prima partita della prossima stagione. Grazie a tutti, finalmente posso essere contento di... sono nato sul mio canale con le recensioni di Pioli, Kondogbia, Jurlis, Brighty, i lanci del telefono, e dopo 8 anni che faccio i video sono riuscito a... volevo commentare una vittoria, sarebbe stato troppo bello, ma mi sono riuscito a commentare uno scudetto, 2 Coppa Italia, 2 Supercoppe Italiane e una finale di Champions League. Non male, non male. Sempre Forza Inter. Amala.